E poi lo sai, non c'è senza questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso, è ancora un'altra estate. Questo nuovo video, oggi voglio fare una bomba che è appena uscita di J-Ax e Fedez, quindi Vorrei ma non posto, che è stata criticatissima da dei cosi che non ho capito bene. Una canzone stupenda, con delle parole fantastiche, mi piace un sacco, sta diventando un tormentone, anzi lo è già probabilmente, è già 18 milioni di visualizzazioni, una roba del genere su YouTube. Andiamo subito a vedere gli accordi di questa canzone. Allora, praticamente questa canzone, io ho messo il capotasto sul secondo tasto per facilitarvi i barré che in questa tonalità non ci sono, ok? Questa è la tonalità originale. Però se voi volete farla senza capotasto andrà bene comunque gli accordi, ma la farete soprattutto e semplicemente in un'altra tonalità, quindi la canterete con una voce un filino più bassa, di due semitoni più basso, ok? Allora, iniziamo ad analizzare. Questa canzone si suddivide in strofa, pre-ritornello e ritornello, ok? Analizziamo la strofa. La strofa è composta semplicemente da quattro accordi che ripetiamo per tutta la strofa, ok? Che sono semplicemente il Sol, il Si minore, il Do maggiore e finiamo con il Re maggiore. Semplicemente, ok? Quindi, io vi chiedo pardon, ma tu sei col ton ton. E che ce n'avevo bene sempre, ma non hai fun. Caracara verrà in papero il bibiton. Tu collare con le guide di una giacca dietro John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se mattina loro in bocca della giuro. Sono un malato di risparmio, per questo faccio un po' di terapia di gruppo. Ok, questi quattro accordi successioni, andiamo ad analizzarli. Abbiamo il Sol maggiore, quindi terzo dito sul terzo tasto della sesta corda, secondo dito sul secondo tasto della quinta corda e il quarto dito sul terzo tasto della prima corda, ok? Poi Si minore, mettiamo un barré sul secondo tasto e facciamo la posizione della minore. Se voi lo riuscite a fare perché avete le mani spastiche, mettete il primo dito sul secondo tasto della prima corda e fate la posizione del Si minore facilitato, semplicemente suonando le quattro corde in giù. Io vi chiedo perdon, ma non sei bolton ton. E che ce la devo avere, ma non sempre un iPhone. Ok, però penso che è uguale. Poi Do maggiore, primo dito sul primo tasto della seconda corda, secondo dito sul secondo tasto della quarta corda e terzo dito sul terzo tasto della quinta corda, ok? E Sol e Re maggiore, secondo dito sul secondo tasto della prima corda, terzo dito sul terzo tasto della seconda corda e il primo dito sul secondo tasto della terza corda, ok? Lo ripetiamo per due volte questi quattro accordi finché non arriviamo al primo ritornello, ok? Quindi Salvini sul suo blog ha scritto un post e dice che stamattina avrò in bocca e tratta giuro. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di gruppo. Poi parte il ritornello che ripetiamo per due volte questi accordi, cioè Do, Re e Mi minore, ok? Per due volte, quindi. E poi lo sai, non c'è senza questo tempo che non dà di giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. Quindi cosa abbiamo notato? Ripetiamo per due volte Do maggiore, Re maggiore e Mi minore, ok? Vediamo come si nota e come si forma il Mi minore innanzitutto. Mi minore, che è questo qua. Mettiamo il primo dito sul secondo tasto della quinta corda e il secondo dito sul secondo tasto della quarta corda, ok? Quindi. E poi lo sai, non c'è senza questo tempo che non dà. Ok, poi ripetiamo. Il giusto pesa quello che viviamo. Ogni ricordo è più. Quindi cosa abbiamo notato? Ripetiamo sempre Do, Re, stavolta Sol maggiore e il mio ricordo è più importante. E finiamo con un Do e Si minore, ok? Condividerlo, che viverlo, vorrei ma non posso. Ok? Ritornello.
piano ripetiamo questi quattro accordi che sono, guardate, Mi minore, Do maggiore, Sol maggiore e Re maggiore in successione. Quindi è ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università. La parte strumentale sempre questo accordo. Per il ritmo, ragazzi, vi consiglio questo: giù, giù, su, giù, su, giù, giù. Ok, un po' difficilino, Giù, giù, su, giù, su, giù, giù. Giù, giù, su, giù, su, giù, giù. E come vedrete verrà così, ok? Vediamolo. E ancora un altro esame arriverà e compreremo un altro esame a lui. Così ragazzi, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate, se volete altre canzoni innovative o comunque nuove come questa, io cercherò di farle, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo tutorial, bella!